leggendo quello che è un passo di Paolo Borsellino, fra i vari Paolo Borsellino è il mio mito, nel senso che io scelsi la sede, e qualcuno di colleghi lo sa, che stavamo in sede il 19 luglio del 1992, quando stavamo a Recife e io volevo andare alla Procura di Palermo, scelsi in prescelta alla Procura di Palermo, perché amavo fare indagini contro la mafia, ero colpidissimo dei colleghi palermitani. Poi tornammo il giorno dopo per fare la scelta definitiva e sapevamo, tornati in albergo, che Paolo Borsellino era stato ucciso in quella maniera con la sua scorta, con la truce mattina, che tutti sapevano. E quindi i colleghi che erano anche a me di concorso scelsero di andare alla sede, scelsero la Procura di Palermo o la Procura di Caltanissetta per poter fare indagini. E quindi mi ritrovavo così per caso alla Procura di Napoli, perché poi si arrivava al posto per la Procura di Napoli. E quindi per me Paolo Borsellino, anche fra quelli che Franco ha citato, che all'epoca sono rimasti soli. E queste sono cose che non devono più succedere, perché i magistrati che sono in prima linea non devono restare soli. Mi riferisco ad esempio a Nino Di Matteo, il collega siciliano che ha avuto gravi minacce. Poliziotti, carabinieri e anche qua, ce ne sono tanti presenti qua, che io ringrazio, finanzieri, persone in prima linea che veramente rischiano la loro vita. Non vanno lasciati soli. Paolo Borsellino, io ho citato una serie di situazioni problematiche e dico che è molto difficile fare questi indagini sulla carta, veramente è molto difficile. Però diceva Paolo Borsellino questa frase che consegno un po' a tutti quanti per riflettere: davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi, al contrario le difficoltà devono stimolarci a fare sempre di più e meglio, a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Quindi veramente per noi è difficile, però io sono convinto che se ci impegniamo, se diamo tutto noi stessi, sempre di più e meglio, è una frase che chiama il Magis di cui si parlò, nel 1600 parlava un santo, che poi è quello che ha fondato l'ordine dei Gesuiti, Sant'Ignazio Loyola, di cui l'attuale Papa è membro, sempre di più e di meglio, questo dobbiamo fare, sempre di più e meglio. Ma tutti dobbiamo farlo, il nostro dovere è magistrati, le forze dell'ordine, voi tutti qua presenti, i consulenti, gli avvocati che sono qua presenti, che io ringrazio, tutti gli amici che credono che è possibile fare qualcosa, anche se poco, per stare dalla parte degli ultimi, delle persone che fanno più fatica. Grazie.